Si dice non interessato ad una coalizione con il centrodestra, ma non esclude un suo impegno futuro, ribadisce il no a Berlusconi, ma nei confronti del Cavaliere usa parole concilianti. Il Presidente del Consiglio Gentiloni non scopre del tutto le sue carte, ma su un punto mantiene un giudizio netto, non si deve buttare via tutto il lavoro fatto. Non si vota a Davos. Certamente qui c'è una grande attenzione, curiosità e c'è l'auspicio che il paese non esca da questa strada di ripresa economica e di risanamento dei conti. La comunità internazionale dunque guarda con occhi interessati alla campagna elettorale italiana, ricca anche di colpi di scena come la svolta di Grillo che lascia il blog del Movimento e se ne fa uno tutto suo, ma per i vertici pentastellati non si tratta di un addio. Per quanto riguarda il centrodestra, sempre alle prese con la candidatura del governatore del Lazio, presentata oggi in piazza Montecitorio Rivoluzione Cristiana, la lista di Gianfranco Rotondi che dà molto spazio alle donne. Sono stati ammessi invece 75 simboli su 103 depositati, bocciati quelli dei forconi della Democrazia Cristiana, mentre in attesa della presentazione delle liste si preparano quelli che potrebbero essere i duelli all'ultimo voto nei collegi uninominali. A Milano il leader del Carroccio Salvini potrebbe avere contro Emma Bonino di Più Europa e Laura Boldrini di Liberi e Uguali. A Siena scontro tra il ministro dell'Economia Padoan, l'economista Borghi della Lega e il grillino Sibilia. A Bologna Casini, candidato del centro-sinistra, se la potrebbe vedere soprattutto con l'ex presidente della regione Vasco Errani, mentre in Trentino sfida al femminile tra Maria Elena Boschi e Micaela Biancofiore del centrodestra.